Avanti. Buongiorno, signor direttore. Oh, signor Vanek. Venga avanti, si sieda. Grazie. Beve una birra. No, no, grazie. E perché no? Su, prenda, prenda. Ma lei è sposato? Sì. E bambini li avete? No. E quanto guadagnava con quelle commedie? Ma dipende. 5 miliardoni? Ma dipende dal numero delle repliche. A volte si guadagnavano anche parecchi soldi, sa? E a volte invece niente. Oh, niente! Niente per tutto il mese! No, dai, anche per diversi mesi. E così anche quel lavoro è svantaggio, eh? Come tutti gli altri, d'altronde. I paradossi della vita, no? Che roba però, eh? Mi piace dire Ferdinand, posso chiamarla così, vero? Sì. Che ne direbbe del posto da magazziniere qui da noi, eh? Secondo me, gli uomini dovrebbero aiutarsi a vicenda. Oggi sono io che aiuto lei e domani è lei che aiuta me. Non è forse così? No, ancora no. Può darci più tardi. Ma cancello, mica che è stato qui da me. Grazie. E non sia, sembra ringraziare quel Marco. E allora voglio dirti una cosa. Ma che rimanga fra noi, è chiaro? Chiarissimo. Vengono a chiedermi informazioni sul tuo conto. Ma loro, naturalmente! Davvero? Proprio così! E lei pensa che per quanto riguarda il mio impiego, qui, da voi, che ci sia, che ci possa essere qualche problema? Forse la accusano perché mi ha assunto. State a dire, Ferdinand, voglio dirti una cosa, ma che rimanga fra noi, è chiaro? Se qui al mio posto ci fosse stato qualcun altro, tu da un bel pezzo non lavoresti più per noi, e questo te lo garantisco io. Solamente perché anche tu sappia come stanno le cose. Grazie. Posticino, Calduccio da me, l'avresti potuto anche accettare, eh? Ma di sorbirti anche tu tutta questa porcheria in cui io devo sguazzarci tutto il giorno. Ah, non ti piace, eh? Eh no, del resto ti rendono bene i vostri principi, eh? Sapete venderli bene. Ma io con i principi posso guadagnarti solo un calcio nelle palle. Thank you.
io non sono a